L'idea è piede incastrato, appunto, prima non incastrato, pinzata su alle tre dita. Alle tre dita cerca di alloggiarla bene, se l'alloggi un po' così ti aiuta nel movimento, se l'alloggi così che è meglio, va in spallata e non riesce a sollevarsi più di tanto. L'idea è quella così, la blocchi un po' così, allora ti giri col piede destro, stai ancora il piede incastrato, il piede sinistro lo porti qui e con quello fai questo movimento. Vabbè. La teoria la siamo tutti. Siamo tutti forti. Ci provo, ma giusto per... tanto, ma ti devo sportivo. Piede sinistro, l'aderenza spalmato bene, lo spogli così, poi subito incastro il piede destro. Ok, vai, vai, esatto, vai, e chi la tiene? Così, così, dai, 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 su, 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 su. No, 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 quella la devi prendere sopra, eh, la devi pinzare. Ok. La prima la pinzi, non ti alzi con il sinistro, non lo forza troppo, fai destro, pinzi, poi boom, e fai sopra col piede. Se cominci a tirare di sinistro, le stronchi. Vai, su pinza sopra, no, dopo la devi, prima pinza quella lì, quella, poi vai, su adesso, vai, vai, su, via, vai, eccolo là. Prima che non devi lasciare tenersi solo quello, perché quello ti stronca le dita, eh. Aspetta. Non alzarlo troppo il piede, sennò ti butta fuori. Il piede destro non alza troppo, sennò ti butta verso l'esterno, ok? Ok. Forse ci vuole. Il piede incastro, non andarlo a appoggiare, incastro dove ce l'avevi prima, perché sennò la spinta che hai è verso l'esterno, non è verso l'alto. Sì. Se voglio aiutarti un po' con quello, dopo sopra almeno il fino allo strapiombo è molto bello e non è difficile. No, di sinistro prendi. Cazzo, sta provando il TB. Oh mamma mia, TB sbardissimo. Aiutati con le... Io e mollamo. Sì, prendi di sinistro io, quindi così tagliati un pochettino. Non andare in arcuato, perché quello in arcuato non va bene. Vai in dita distese. Così teoricamente come stai, ancora hai quello. No, il destro non alzarlo, lascialo sotto, è il sinistro che devi portare dentro, così, esatto, e vai su, 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 su. Eccola lì, ok. Adesso l'hai presa, adesso ci devi dire, porta il piede sinistro dove c'hai la mano sinistra, la mano sinistra, lì dentro il buco, sì, lì così, ok. Quella è bella, ma è tanto piccola. Faccio adesso, io quello è la via difficile, è quella anche la resistenza. Ok, questo piano non piace, mi riesce a andare. Ok. Ok.
Adesso vai direttamente al fessurone grosso, poi alla fine del fessurone ci infili le mani dentro e ti riposi un po', non farla tutta di me. Recupera dove quando è fessurone, metti mani dentro così, incastri col tallone e ti riposi un po' le mani. E poi affronti quel passaggio. Quel passaggio te lo descrivo perché è strano, dopo sopra c'hai una placchetta e una fessura, la prendi in dulce la fessura, vai sulla dulce. Blocchi su con la sinistra più in alto possibile il punto più stretto destro e poi devi andare verso sinistra, devi allargare quello, un passaggio bastardo proprio. Vabbè, vediamo, tanto arriviamo. Vai subito sulla destra, eh. E ti bene di è ok. Piano piano, vai tranquillo, non ti stancare. Ok, ecco, riposa di lì un po'. Metti le mani proprio dentro così le braccia le liberi. Tutto occupato, ma sette di più in su, sette di più in su, sette di più in su, in su. Quello sta a fare 6 CP, il 7B è occupato, il 7Q è occupato da ragazzi. So, Enrico sta a fare la variante nuova che hanno fatto, l'altro sta a fare la variante d'uscita a lotta continua che è stata l'altra settimana. Ah, quella era, ma io pensavo che era quella di 8B. No, 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 anch'io, però ma sotto però sta a sullo spigolo. E non è facile perché c'è caduto. Cioè, lui ha fatto a vista quell'altra. E penso che ce ne siamo queste, sì. Pure quella lì, se l'hai pure quella pure occupata. È stato, sta lì, non è mai... Ha fatto? Adesso vai su così. Guarda, poi se segui la spittatura la vedi. Vedi c'è una fessura molto netta? Ma è la scaglia? Quella la prendi, la segui tutta quanta. Fino a un certo punto, quando arrivi in cima, ti verrebbe voglia di andare dritto, invece prendi una presa qua e poi l'idea, guardi a sinistra, ci stanno, la vedi sporca di magnesio, sono delle prese, ma molto lontane, la devi allargare con i piedi, tenere tanto questa, chiudere e andare a prendere questa qua. Vai. Giusto, sbagliato, no? E sta assolutamente che quel di là, uno no, oppure la via che si può di fuori, 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 di quando ha fatto questa via fino che è tutta scavata, sì. Come c'era scritto qua, passa veloce, e l'ha riscritto di qua. Perché questo modo dopo il cittadino. E poi ha scavato rialzarti un po' di più a lei, per raggiungere la presa.
Hai visto dove devi andare, ma ti devi alzare di più. C'è una bella presa di destro su in alto. Quello è un passaggio un po' strano, perché devi spingerti un po'. Non... Nella sopra com'è? Molte continuità? Ma tranquillo, cioè c'ha un sì, un paio di movimenti su questi pinzoni, un po' di continuità, recupera un pochino se ti senti stanco, che vai meglio. Verticali, c'è un punto con qualche punto. E devi tirare un po' laterale, per te. Sì, un po' attacco strano. Un po' più particolare, vediamo, pure prima. Lasci? No, perché devi prendere questa di destra molto alta, poi devi allargare il piede sinistro e bloccarlo su un piccolo appoggio che hai e spingere così, Ale. Spingi così. Poi con questa che blocchi, allunghi e prendi la presa buona. Cambi il piede destro, lo porti un po' più interno e stai in equilibrio. Poi incroci e vai sopra. Aprendo, guarda. Non ti rilassare su quella presa perché non è così grande e poi il movimento è, ti porta in rotazione. No, ma infatti dobbiamo rilavorare al CD, perché come si ha. Iniziale è proprio. Ma poi è difficile pure pensare a mettere protezione, perché se il CD non fa più in alto, devi andare prima più in alto, no, non così, non ce la fai così, devi andare più in alto con la destra. La sua quelle prese a destra proprio, non... Vedi che sono sporche di magnesite, c'è una la più alta che è sporca che è buona. No, questa è buona. Poi prende la prima di destro sinistro, poi cambi mano. Perché c'è un movimento che non è difficilissimo. Comunque Fabio un pezzo, la sezione lì è un pochino più duretta. Vai pure a destra per dello spiego. In alto a destra, guarda lì. Più a destra. Poi dove si fa, qui c'è il 6 di più. L'hai vista a destra, non è buonissima, però... Guarda, la parte sopra è strepitosa, la parte sopra è... troppo bella. Così, adesso allarga, porta il piede destro un po' più a sinistra, se non c'è, ecco, ancora, bravo, così, bravo. Vai, perfetto, bello. Sì, poi incalzi il piede nella fessura, fa bene. Non guardare sopra, guarda a destra, devi andare su quei fessuroni grandi. Bravo. Non che da primo arrampichi bene, però arrampico molto bene. Adesso è tutta continuità, Occhio se vuoi a cercare di allontanarti da prete, così mi rimetti il rinvio, Spingiti che non mi fa perdere il mio, ok. No, non mi fa perdere il mio. Vai. Aggancia il rinvio, dai, così prova qualcun altro, Vai. Ok. Mettimi quello. Okay.